Italia. Abbiamo qui Ermal Meta, Radio Bruno, ciao! Ciao, ciao amici di Radio Bruno, come state? Noi stiamo molto bene, soprattutto quando c'è la tua musica. Avevamo un milione di cose da dirti, se non una. Se non una. Ma la classifica provvisoria ti vede là in alto, Beh, devo dire che sono molto felice, non me l'aspettavo per niente, ma proprio ancora meno di per niente, quindi sono doppiamente felice. Io in queste settimane, prima di Sanremo, avevo sentito tante tue interviste, dicevi, ma sì, è una semplicissima canzone d'amore, la faccia è stupenda. Grazie, ma semplice non vuol dire mica brutta, vuol dire semplice. Ma intensa, è bellissima, perché dicevi grazie. Due o tre accordi, ma invece è veramente emozionante. Grazie, grazie, sono molto felice che ti piaccia, insomma, che piaccia a tutte le persone che mi hanno scritto, insomma, sui social, è una coperta d'amore quella che sto ricevendo, è bellissimo. Una coperta d'amore, tante anche le richieste qui a Radio Bruno proprio per la tua canzone che è piaciuta da subito, ci racconti un po' dove è nata, quando è nata, in che periodo? Questa canzone è nata tipo più o meno 3 anni fa, non so come è nata in realtà, perché poi le canzoni seguono una strada tutta loro, non sono in grado di spiegare come nasca una canzone, so solo che dopo 10 minuti che stavo suonando e scrivendo mi sono trovato con questa canzone fra le mani e l'ho registrata così subito piano e voce e l'ho lasciata lì decantare un po' e poi a distanza di tempo l'ho un po' ripresa, diciamo che è stata lei a riprendermi, ecco. Allora, nel 2018 avevi vinto e hai dichiarato a Sanremo non si va per necessità, è come una bella donna, bisogna sempre corteggiarla. È vero, è vero, la penso così, altrimenti Sanremo diventerebbe un centro di recupero per cantanti, insomma, più o meno disperati. Invece bisogna andare a Sanremo quando sei anche in un momento di attività piena, ecco, per rendere giustizia a un palco che è così, così importante, insomma. Quest'anno però il palco è sempre lo stesso, scenografia diversa, ma il pubblico non è presente. Hai sentito una differenza o eri talmente concentrato che è andato insomma tutto come avevi previsto? Guarda, durante le prove sapevo che, o meglio pensavo, che avrei sentito una grande differenza a livello emotivo. Invece ti dirò, non è stato poi così diverso, perché sapevo che c'erano tanti occhi e tante orecchie pronte ad ascoltarmi dall'altra parte, cioè tutto questo affetto in questo periodo mi è arrivato veramente e quindi sapevo che dall'altra parte c'era molta gente ad ascoltarmi. Naturalmente quando hai delle persone davanti c'è una grande differenza, però a questo giro non so, forse ero già in questo mi ero già settato così mentalmente, quindi non l'ho patita molto, ecco. Forse magari la patisco stasera, non saprei. Infatti, parliamo di questa sera, perché già solo a parlarne, a parte un ringraziamento incredibile per omaggiare il grandissimo Lucio Dalla, sì. Però l'emozione sarà tanta, anche a noi a casa. Beh, di sicuro per me sarà un casino dal punto di vista emotivo. Probabilmente sarà anche peggio, tra virgolette, anche più difficile, non peggio, ma anche più difficile rispetto a ieri sera, perché insomma sto... mi sto preparando ad affrontare una canzone che è complicata dal punto di vista anche emotivo oltre che tecnico di un gigante come Lucio Dalla nel giorno del suo anniversario, quindi insomma per me ho un po' di tensione, devo ammetterlo. Però insomma non sarai da solo, ci sarà qualcuno che ti accompagnerà. Sì, c'è la Napoli Mandolin Orchestra e, sono quattro mandolinisti bravissimi, in realtà loro sono di più, sono più di 10, però a questo giro insomma per questioni di disposizioni, insomma per la situazione sanitaria, più di 4 sul palco non ce ne potevano essere e quindi saranno solo in 4, ma si faranno sentire, su questo garantisco. Allora, vediamo dietro di te la copertina del nuovo album in uscita il 12 di marzo, Tribù Urbana. Esatto. Ti abbiamo sentito con No Satisfaction, poi la canzone sanremese, abbiamo capito che ci saranno tanti ambienti musicali. Esattamente, brava. È un album di 11 canzoni, sono tutte 11 molto diverse una dall'altra, si trovano in vere e proprie stanze sonore diverse, però sono tutte comunicanti queste stanze, quindi... non vedo veramente l'ora che possa essere di tutti coloro almeno che avranno voglia di ascoltarlo e di condividerne insieme le emozioni, le opinioni e anche parlarne, perché insomma è bello condividere da questo punto di vista. Poi naturalmente il momento clou sarà quello
dei concerti, perché poi non vedo l'ora di cantarli, suonarli dal vivo questi pezzi. E noi ovviamente di ascoltarli, perché significherebbe insomma tornare alla normalità, che è tutto Grazie. Quello che vogliamo, no? Anche proprio certo. Il contatto, il firmacopie, vedervi negli store, proprio tornare ai bei tempi, diciamo così. Esatto. Erwald, c'è stato un messaggio di un collega, di una persona a te cara che ti è arrivato, di supporto, di incoraggiamento in questi giorni, ci vuoi raccontare? Mi hanno scritto veramente, veramente in tanti, devo dire. A molti miei colleghi è piaciuta molto la mia canzone, mi ha scritto Antonello Venditti, mi ha scritto Federico Zampaglione, mi ha scritto Paola Turci, Giuliano San Giorgio, insomma mi hanno scritto diversi amici e li ringrazio di cuore, perché per me la loro stima e il loro supporto è veramente molto importante, perché sono grandi artisti. Prima di salutarci hai raggiunto tantissimi traguardi, tanti. Che cosa c'è ancora nel cassetto da realizzare? Ah beh, ma sai cosa? Che tutti questi traguardi prima erano dei sogni legati alla musica. Poi a un certo punto, dopo averli afferrati, sono diventati traguardi. Io nel cassetto non ho né obiettivi né traguardi, ho semplicemente altri sogni da realizzare e altri da costruire. In questo momento però mi basta aspettare i concerti. Sono concentrato nel desiderare questa cosa qui. Molto bene, allora ringraziamo di essere stato con noi. Grazie a Radio Bruno, Erwald Meta. Grazie. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia. E Marluri Caricamore,